Tutte ragazzone, benvenuti in questo sesto episodio della nostra Retrocraft. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i e per il supporto. Non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo sfida per questo episodio, ovvero vi avevo chiesto 10 like per il video numero 4 e in quel caso mi sarei buttato da una torre costruita di 200 blocchi ammazzandomi, quindi perdendo tutti i livelli di esperienza, ma non ci siamo riusciti, signori, quindi la sfida è stata persa, ho vinto io. Signori, siamo ancora in grotta perché? Perché, come potete vedere dalle mie spalle, ci sono altri diamanti, ovvero continuando a cercare per recuperare un pochino di altri materiali nello scorso video, mi sono imbattuto in altri diamantozzi che andiamo subito subito a recuperare, signori, perché nel video di oggi dobbiamo andare dobbiamo costruire il portale del Nether, signori. Ne abbiamo beccati altri 4. Siamo a quota 9 diamantozzi e ce ne sono degli altri da recuperare che sono precisamente in questa direzione di qua, tornando indietro, qui dove siamo stati ieri. Signori, ho sentito l'alito pesante di uno zombie, ma non so dove cazzarola sia. Va bene, superfluo. Degli altri diamantozzi che io già ho preparato tutto quanto l'ambrano per recuperarli, che sono questi di qua, signori. Altri tre diamantozzi puliti puliti per noi. Uno, due, sono solo tre? Sono solo tre? Sì, sono solo tre. Ci accontentiamo, signori. 12 diamantozzi che non sono niente male. Ultima cosa da fare qui in caverna, signori. Vediamo se c'è ancora, perché mi è spuntato. Poco fa, prima di iniziare la registrazione, c'era un Enderman e non c'è più l'Enderman. Ci sono due cazzolati scheletri e uno zombie. L'Enderman non ci sta più. Mannaggia a me. Era buono perché se beccavamo già subito l'Enderman, potevamo recuperare già un Ender perché schifo non ci faceva, signori. Schifo, schifo non ci faceva. Mannaggia a te. Andiamo a vedere perché era qua sotto l'Enderman. Vediamo se magari si è nascosto. Intanto mi metto una torcina, grazie. Una torcina molto veloce. Oggi non voglio stare in miniera, porca miseria. Non voglio stare in miniera. Voglio andare a recuperare, a creare il portale del Nether, signori. Così domani andiamo nel Nether. Andiamo nel Nether, ma io non vedo Enderman. Mannaggia. Potevo recuperare la nostra prima Ender. Per caso dei diamantozzi così a caso? No, vero? Neanche lontanamente, neanche lontanamente. Quello è un creeper che lasciamo stare lì, bello, tranquillo, isolato nel suo mondo. Qui sotto c'è qualcosa, c'è tanta lava qui sotto. C'è tanta lava, signori. Butto un occhio al volo. Butto un occhio al volo. Mi sta seguendo qualcuno che mi fa esplodere malamente? No. Ok. Ma non vedo. Mettiamo un attimo in sicurezza la zona, signori. Nel dubbio mettiamo in sicurezza la zona. Ok, di là non vedo nulla, di qua non vedo niente. Un creeper lì isolato, mi dispiace per lui, ma rimarrà isolato per tutta la tua vita. E niente. Strade, stradine. Secondo me qui se cerchiamo, signori, altri diamanti li troviamo, ma non è. Mi reputo fortunato di quelli che abbiamo già trovato, signori. Decisamente sì. C'è tanto ferro che potremmo recuperare, ma non è un nostro obiettivo. Niente, signori, va bene. Torniamocene da dove siamo venuti. Non vedo diamantozzi. Quindi direi che è un buon momento per tornarcene a casa velocemente. Potrebbe servirci un secchiello di lava? Guardate che forse un secchiello di lava ci potrebbe servire. Quasi quasi un secchiello di lava me lo prendo. Tanto il ferro ce l'abbiamo, lo possiamo costruire. Veloce, veloce, ultimo sguardo qua dietro. Diamantozzi? Niente. Va bene, signori. Allora, facciamo un altro secchiello con la crafting table. Recuperiamo la lavozza. Che un secchiello di lava può sempre tornare utile. Non so per che cosa, però è meglio dire ce l'ho che dire che ce lo poteva avere. Dai, così. Un bel secchiello di lava l'abbiamo portato anche a casa. Recuperiamo la crafting table, signori. Detto questo, io risalgo in superficie e costruiamo il portale del Nether, signori. E lo accendiamo, lo accendiamo. Ok, signori, siamo riusciti a tornare in superficie da un buco creato là sotto, ma non ci interessa minimamente. È notte, casa nostra è circondata da zombie, da mostri, da ragni e da tutto quello che poteva essere, da tutto quello che poteva nascere è nato. Saliamo velocemente a casa nostra, vediamo se ci fa riuscire a dormire, così ci liberiamo un attimo di tutta questa situazione un pochino di
pochino brutta, vediamo se riusciamo a dormire al volo. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un bocchino bello grosso, signori, decisamente bello grosso. Mettiamoci subito all'opera. Allora, mettiamo questi due di qua e mettiamo a cuocere intanto tutto questo bellissimo ferro. Facciamo un'altra fornace, che abbiamo anche qui. Oh, che cosa carina, abbiamo già un'altra fornace pronta a disposizione. E la mettiamo qui, e qui invece mettiamo metà di questo carbone e ci andiamo a mettere l'oro. Perfetto, dopodiché andiamo qui e scarichiamo un pochino di questi materiali, il ferro grezzo, non abbiamo preso la lapislazzuli, mannaggia, ecco, abbiamo sbagliato, abbiamo 16 diamantozzi, signore, che non è per niente male. Nella cassa delle cianfrusaglie ci andiamo a mettere tutti questi tipi di pietra che non ci servono a nulla. Così abbiamo stacchi di pietra come se non ci fossero domani. Mettiamo anche la Rotten Flesh, mettiamo i funghi che non mi servono. Il carbone lo mettiamo qui dentro. Stiamo facendo un attimo di mente locale. Il carbone, l'ossidiana la mettiamo anche qui. Piccone in diamante però ce la teniamo, la piccozza ce la teniamo. Cibo ne abbiamo pochissimo. Zona cianfrusaglia andiamo a mettere le ossa, le stringhe, questo. Ok. Le frecce le possiamo anche mettere qui e diciamo che abbiamo un attimo riordinato tutto quanto all'ambaradan. Diciamo di sì, cosa c'era? Le cose da mangiare, non abbiamo cose da mangiare. Ok, signori, vediamo un attimo qui la situazione com'è. Sono spariti tutti i mostri? Sì, c'è il rischio che qualcuno ci ammazza alle spalle? No, i maialozzi qui sono cresciuti, bravissimi i maialozzi. Le carote sono cresciute, che cosa bellissima. Ok, quindi recuperiamo un pochino di carote. Ok, queste le ripiantiamo, andiamo a mangiare i maialozzi. Andiamo a mangiare i maialozzi. X-Men mi si è bloccato nuovamente il tasto. Mangiate, signori, mangiate, riproducetevi e fatevi grossi. Ok, allora, signori, faccio una breve step qui di giardinaggio e ci vediamo appena siamo pronti a costruire il portale del Nether, in cui ci faremo un salto. Per forza, signori, dobbiamo andare a esplorare nuovi lidi, nuove avventure, signori. Dai, così. Ok, signori, abbiamo recuperato sia la selce per fare l'accendino che l'ossidiana. Dove lo andiamo a fare il portale? Allora, di là c'è il villaggio, di qua ci stanno i maiali, di qua c'è la nostra agricoltura, ma quasi quasi sapete che lo faccio da questa parte, eh? Qui in mezzo alla sabbia, sì, chi se ne frega, lo facciamo qua, tanto deve essere brutto come poche cose al mondo. 1, 2 e facciamo subito 1, 2, 3, 4, 5, poi facciamo 1, 2 e 3 e poi mi metto un attimo un blocchetto di sabbia qui e facciamo tacchete e tichete. Perfetto. Il nostro portale brutto l'abbiamo costruito, signori. Direi proprio per completare la bruttezza di metterci giusto giusto una torcia lì e una torcia qui. Perfetto. Brutto come pochi, forse dobbiamo farlo un pochino più alto. Va bene, non ha senso, signori. Non ci preoccupiamo di questo, ma guardiamo e passiamo. Facciamo l'accendino. Video durato lunghissimo. Accendiamo il portale, signori. Siamo pronti, signori. Passiamo attraverso. Allora, io direi di posare un attimo l'ossidiana. Diciamo che lo attraversiamo solo, signori. Vediamo dove andiamo a sbucare. Vediamo dove andiamo a sbucare. Poi domani mi organizzerò meglio con il video. E con l'attrezzatura da portarmi e attraverseremo il portale per andare giusto giusto all'avventura, signori. Oggi lo attraversiamo solo per vedere se siamo fortunati, dovessimo trovare una fortezza subito così, signori. Scialo, 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 impazzisco, impazzisco. Ci proviamo, signori. Cosa succederà? Pronti al vecchio Nether, signori. Pronti al vecchio Nether. Pronti al vecchio Nether. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Ok. Ok. Voi vedete fortezze? Io non vedo fortezze, signori. Questa cosa è grave. Questo è il vecchio Nether, signori. Siamo nel vecchio Nether. Sento dei ghast. Questa cosa non è nemmeno buona. E va bene. Va bene, signori. Detto questo,
Siamo arrivati qui, io vi ringrazio per aver guardato questo video, è stato molto movimentato ma molto veloce. Nel prossimo video, signori, prenderemo le coordinate e andremo a cercare una fortezza. E anche qualche Enderman se lo becchiamo. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!